Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che insieme a Francesco porta un'altra trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Allora, c'è il microfono un po' ballerino oggi. Vabbè. Allora. Proprio balla. Sì. No, ma ti conviene stringerlo forse là. No, non si stringe. Non si stringe. Non ti preoccupare, faccio lo stesso. Allora, vediamo un pochino. Oggi innanzitutto cominciamo a parlare che avevamo il terz'ultimo dibattito della nostra lunga serie. E il dibattito è sull'attenzione, è un po' una ricapitolazione di quello che abbiamo fatto, diciamo così, fino ad oggi in tutti i dibattiti, ed è essenzialmente presenta l'altro aspetto, cioè presenta con l'attenzione l'intervento del corpo luminoso sul corpo fisico. D'altronde, se noi diciamo che la vita è un costruire quello che è il nostro corpo luminoso interviene anche sul corpo fisico e sulle nostre scelte, e interviene con dei meccanismi che noi conosciamo benissimo, che abbiamo dentro, soltanto che ci illudiamo spesso che abbiano un significato anziché un altro, e pertanto li lasciamo un po' andare alla deriva come se non ci riguardassero. Invece la pratica del crogiolo dello stregone mette ordine dentro noi stessi, mette ordine in tutti quei meccanismi e plasma nel suo vivere per sfida, nel suo prendersi in mano la responsabilità della propria vita, plasma la nostra energia, e la nostra energia si presenta, perché è un vero e proprio corpo che si presenta, una vera e propria consapevolezza che si presenta in parallelo a quella che è la nostra consapevolezza quotidiana, e naturalmente deve agire sia per la propria sopravvivenza sia per la sopravvivenza della consapevolezza quotidiana, e la nostra autodisciplina è l'unica cosa che c'è che può mediare fra i due atteggiamenti. Con l'attenzione parleremo proprio di questo. Naturalmente siamo entrati nei mondi della percezione, ed entrando nei mondi della percezione si va anche un po' fuori da quello che è la misura del quotidiano, cioè si vanno a affrontare un po' di aspetti inconsueti che non appartengono né alla psicologia, non appartengono a tutto quell'aspetto della vita che possiamo definire come logica. Francesco, d'altronde questo è il nostro scopo nel fare questi incontri di stregoneria, cioè è proprio la trasformazione soggettiva. Io cercherò sempre di volare basso, cercherò sempre di fare in modo che qualcuno mi dica: ah, ma allora se tu dici questo certamente qualcosa. Cercherò sempre di stare coi piedi per terra, però chiaramente bisogna un po' andare fuori. Appuntamento venerdì 17 dalle ore 20:15 alle 20:40, via Montello 66, Marostica, Vicenza. Vi ricordo che via Montello è la statale che da Marostica porta a Vicenza. Numero 66 a Bassano. Da Marostica porta a Bassano. Sì. vi ricordo che il numero 66 è il numero dell'ex sede, ex Radio Gamma 5, ex emittente regionale Veneta. C'è un piccolo piazzuolo dove si può fermare con le auto, e là ci diamo l'appuntamento per dopo andare nella sala, insomma, dei dibattiti. Bene, allora appuntamento per l'attenzione venerdì 17. Sì, io aggiungo una cosa, una novità che appunto sta venendo fuori in questi giorni. Quella che abbiamo realizzato, una mailing list specializzata sul discorso della pedofilia dei sacerdoti. Siccome il discorso della pedofilia dei cattolici, noi l'abbiamo sempre detto, non è soltanto un fattore di attualità, ma è un argomento molto molto interessante e fondamentale, perché dimostra veramente il riferimento religioso dell'attività di tutti quanti i cattolici, che è l'imitazione criminale di Gesù Cristo, e che la pedofilia è legata sempre a un'imitazione, a una ripetizione dei comportamenti di Gesù Cristo, perché Cristo è stato non solo un criminale per l'umanità, per la storia e per la vita. Di conseguenza i sacerdoti che si dichiarano cristiani devono imitare il loro Dio, e il loro Dio porta sempre a essere pedofili. Abbiamo realizzato appunto una mailing list specializzata in cui stiamo caricando tutta la documentazione relativa a questo. Al momento la presentazione non è ancora pronta, però la mailing list è attiva. Chi degli ascoltatori vuole collaborare a questo, o vuole leggere, o vuole accedere alle informazioni, appunto la mailing list si chiama Letture Sconsigliate, ci è stata regalata da un nostro amico di nome, Vittorio Fincatti, che gentilmente ha ceduto l'attività. Ha ceduto l'attività
come ricompensa appunto per i danni che aveva fatto alla mailing list del paganesimo, ha cercato di sdebitarsi, che è ancora poco, con noi, dandoci questa mailing list. Questa mailing list la trovate nella categoria dei gruppi di Yahoo all'interno del settore cristianesimo e avete la possibilità di recuperare una rassegna stampa notevole. E stiamo appunto caricando parecchi articoli, la terremo aggiornata, di conseguenza chi vuole avere informazioni, chi vuole vedere anche un'evoluzione di come i mass media hanno affrontato il problema, di come è stato camuffato, di come è stato nascosto, di come è stato aggirato, delle scuse che ci sono e soprattutto di chi vuole avere un'idea della dimensione del problema, che la dimensione del problema non è la dimensione secondaria, è una dimensione secondaria solo in Italia in questo momento, ma se noi andiamo a affrontare le tematiche e a vedere i dati, le cose sono terrificanti. Basta pensare a un semplice fatto, che addirittura un settimanale come Famiglia Cristiana ha dovuto agganciarsi qualcosa, ha dovuto appunto agganciare qualcosa, scusate. Fai tranquillo, no, ha dovuto effettivamente fare degli articoli per definire quello che è la pedofilia in Italia e per dare la sua visione e la sua verifica delle cose. Il problema di quello che sta avvenendo nel mondo è effettivamente un problema enorme. Cioè, per la prima volta il cattolicesimo si trova ad essere sotto accusa in quanto cattolicesimo, cioè il cristianesimo sotto accusa in quanto cristianesimo. E chiaramente noi sappiamo perfettamente che non è sufficiente processare il Vaticano o processare il Dio dei cristiani, è sufficiente, è necessaria invece tutta quella grande rivoluzione che è una rivoluzione morale, una rivoluzione filosofica, una rivoluzione teologica che riprenda quelli che sono gli antichi principi del paganesimo politeista e li riporti nel suo giusto valore e nella sua giusta rappresentazione. Sulla main list di cui Francesco vi ha parlato, in quella main list letture sconsigliate, stiamo caricando tutti quelli che sono anche articoli fatti dai cristiani piuttosto vecchi. Cioè, per esempio, ci sono alcuni articoli del 1986 che io sto caricando e che riguardano in questo momento il viaggio di Wojtyla in India. Il viaggio di Wojtyla in India fu un atto di vera e propria attività terroristica fatta da Wojtyla nei confronti dell'India. E tant'è che ci sono state tutta una serie di sceneggiate da buffone da parte di Wojtyla e rabbie da parte degli induisti per le offese che ricevevano per questa visita, perché non era una visita, era un vero e proprio atto di guerra, una rivendicare un'occupazione militare, che non è militare fatta qui Mitra, ma è militare dal punto di vista emozionale, dal punto di vista della realizzazione dell'uomo, dal punto di vista proprio della costruzione della vita sociale che Wojtyla fece in India a quei tempi. Vi ricordo che la macellaia dell'India ebbe un ruolo gravissimo nella distruzione di quello che fu e quello che è il sistema sociale dell'India, proprio attraverso il massacro dei bambini, proprio attraverso l'uso a proprio favore delle contraddizioni che l'India stava vivendo. Bene, su questa main list stiamo caricando anche questi articoli, naturalmente li prendo giù uno alla volta, faccio un brevissimo commento, e quegli articoli, che sono articoli fatti da La Repubblica in quegli anni, vengono caricati in quella main list. Altre main list, anche c'è stato un cambiamento, diciamo una riaffermazione di quello che è di quelli che sono le divinità del paganesimo antico, e in questo caso si tratta delle divinità relative agli inni orfici, cioè delle divinità che sono abbastanza recenti rispetto all'insieme esiodeo o all'insieme della cultura del paganesimo antico. Bene, queste divinità che sto una a una commentando, e ieri ho mandato Ares in lista, bene, e sto dimostrando come l'inverso, l'opposto dei principi pagani, anche se pagani tardi, cioè anche se pagani di religioni misteriche, cioè perché sono principi praticamente accolti dai neoplatonici, no? Ebbene, il cristianesimo è esattamente l'opposto. Infatti, commentando il pezzo di Ares, Francesco non l'ha ancora visto, non ha ancora scaricato la posta che è mandata ieri. Bene, ci ho messo il Salmo numero 2, che è atroce.
cioè dal libro dei Salmi di Davide, credo, cioè comunque dalla Bibbia, ho tirato fuori il Salmo numero 2 proprio per dimostrare come i principi etici, morali, di vita e di modo di affrontare la vita dei cristiani rappresenti effettivamente l'orrore in contrapposizione a quello che è Ares. E Ares, vi ricordo che i cristiani sono andati avanti per 2000 anni a dire che è il dio della guerra e vederlo lordare di sangue e basta, mentre invece Ares è la contraddizione che costruisce, la contraddizione che non sono altro che le lotte che noi affrontiamo durante tutta la nostra esistenza, che dopo le si vedano solo come guerre, gli occhi dei soggetti vedono quello che i soggetti vogliono vedere. Se gli occhi dei cristiani sanno vedere solo sangue e guerra, sporchi sono i loro occhi. La vita è uno scontro, la vita è una riaffermazione, la vita è equilibrio, la vita è contesa furente e amicizia, ma ricordiamoci che Ares fonde il suo intento con l'Urania, con Afrodite, per cui anche l'amplesso d'amore, anche il rapporto d'amore è una guerra dal punto di vista del pagano politeista. Perché? Perché uno scontro è una fusione, perché una contesa furente, un'amicizia è una fusione di intenti. E tutto quello che rappresenta questo per il paganesimo rappresenta la vita che si costruisce, la vita che emerge. Bene, in contrapposizione a questo, proprio per dimostrare l'orrore del cattolicesimo, ho messo il Salmo numero 2. Poi in altri invece mandati precedentemente trovate tutta una serie di passi, in quello, per esempio, Nomos, per parlare di Nomos, la buona legge, ho messo invece i 10 comandamenti e ho messo insieme il terrorismo cristiano, proprio riprendendo dalla Bibbia. Cioè praticamente questo cambio di velocità che va a dimostrare come i principi del paganesimo politeista, e sto parlando del paganesimo tardo, non sto parlando del più antico paganesimo, siano in assoluto contrasto con quello che è l'orrore cristiano. Ho parlato, Francesco, mentre tu stavi rispondendo anche di letture sconsigliate, ho detto che stiamo caricando pezzi, esatto, caricando pezzi sull'India, su quell'operazione che fece Wojtyla nell'86, che fu di un'atrocità immane, adesso un articolo alla volta li caricherò, insomma, ecco. Sì, beh, una cosa appunto che io volevo sempre, che voglio aggiungere sul discorso che tu hai fatto anche di Ares, che è la guerra. Una cosa che è fondamentale, che purtroppo l'approccio ai monoteisti è dire Ares è il dio della guerra. Sì, ma è il dio della guerra, ma non è l'unico dio che i pagani hanno o che il compagno contiene. Ares è sempre un dio che è legato agli altri, cioè nel senso che le visioni monoteistiche della vita vedono sempre una sola cosa, non sono capaci di pensare che le realtà sono collegate e non sono mai separate. Cioè, nel senso che nel monoteismo, abituati con un Dio che è sempre estraneo al mondo, che è esterno al mondo, che può tutto, loro sono sempre abituati a scegliere questo o quello, il buono, il cattivo, il malvagio o quello che è buono. Di conseguenza, invece, nel politeismo questo non avviene, perché ogni divinità, per quanto forte, per quanto forte sia, per quanto cattiva possa sembrare, alla fine è sempre una divinità che è conscia, che vive all'interno di legami, che vive all'interno di un panteo. E ogni divinità può essere fermata, condizionata, modificata, aiutata, o compresa o utilizzata anche da altre divinità. Difatti, ad esempio, noi vediamo che sì, Marte è il dio della guerra, ma è sempre legato anche al discorso di Afrodite, di Venere. Di conseguenza, cioè nel senso che è una divinità che ha a che fare con la possibilità della seduzione, della bellezza. Appunto, la guerra non è solo distruzione, la guerra è anche, non è solo violenza, è anche qualcosa di una lotta per la propria esistenza. E d'altronde la guerra è uno dei principi basilari dell'esistenza, cioè in quanto tutte quante le specie o tutte quante le persone combattono per qualcosa, combattono per la loro esistenza. Non per questo la guerra deve essere distruttiva, cioè nel senso che se noi lottiamo ad esempio perché in Italia esiste una libertà religiosa, non lottiamo per la libertà religiosa per annientare le altre libertà religiose. Noi diciamo perché noi vogliamo la molteplicità, vogliamo che sia il discorso più molteplice possibile, che non sia univoco. Di conseguenza le lotte non vengono fatte soltanto per togliere diritti agli altri o per sopprimerli o cancellarli.
diciamo che se ai cristiani gli piace così, loro possono stare tranquillamente così. Esatto. Cioè, se loro non calassero i loro principi etici e morali all'interno del sistema sociale per metterlo in ginocchio, noi non è che ce ne fregherebbe niente. Il problema è che vogliono distruggere il sistema sociale, questo è il vero problema. E non è che io dico le loro intenzioni, loro che dimostrano intenzioni in 2000 anni di storia. Se non dimentichiamocelo, cioè, non sono io che mi invento ciò che loro vogliono fare, ma è leggo ciò che loro hanno fatto e che stanno tuttora facendo in questo momento in 2000 anni di storia. Ricordatevi che i massacri avvengono ora. Sì, ma poi d'altronde noi sappiamo benissimo che esiste sempre una volontà da parte del monoteismo di cancellare, cioè nel senso, il fatto stesso che noi richiamiamo il ricorso Marte, che è la guerra con Afrodite, che è a cui è legata appunto una divinità, cioè implica sempre che anche che chi combatte deve avere una visione di bellezza ed è sempre sensibile alla bellezza. E nel monoteismo non esiste nessun richiamo del genere, esiste soltanto la distruzione, esiste soltanto la cancellazione degli altri, delle altre dimensioni, delle altre religioni, delle altre possibilità. Esatto. Invece Marte combatte, però è sensibile ai richiami di Afrodite, di conseguenza significa che qualcun altro lo può condizionare, lo può sedurre, lo può influenzare, permette anche di cambiarlo e significa che anche lui è disponibile al cambiamento, cioè che è sempre attento a questo, perciò anche la sua guerra non è una guerra di cancellazione, è qualcosa appunto che gli permette di utilizzare al meglio anche il mondo. Tieni presente che noi siamo qui a spiegare la figura di Ares, Francesco, perché il condizionamento educazionale di monoteisti fa vedere la guerra e lo scontro come un qualcosa di negativo. Perché? Sì. Perché nel monoteismo la guerra è annientamento, sopraffazione e stupro. Non è mai lotta per la vita. Cioè, si è in guerra anche quando si va al lavoro. Cioè, sì. Atena non è soltanto la divinità, una divinità della guerra, ma è la divinità dell'arte, è la divinità della strategia del lavoro, della strategia di qualunque cosa. E così guerra non è il termine guerra come noi siamo educazionalmente presi a fare, anche se chiaramente questo è molto estremo, cioè chiaramente quando qualcuno ti spara con un mitra è ovvio che o tu sai contrapporti o non c'è più niente da fare della tua vita, questo è ovvio. Però il termine guerra non sta a indicare guerra come annientamento, cioè come la usano i cristiani o come la usano le società civili anche pre-cristiane che facevano la guerra, ma il termine Ares, il termine Marte è combattere per la vita, combattere la contraddizione, tant'è che a Roma, per esempio, Marte per un certo periodo di tempo, gli studiosi moderni pensavano che in Roma antica Marte fosse un dio agricolo, cioè un vecchio dio agricolo, perché i contadini facevano delle feste in onore di Marte. E allora dicevano, se i contadini fanno le feste in onore di Marte, vuol dire che Marte è un dio agricolo. Non è assolutamente vero questo. Marte a Roma è sempre stato il dio della guerra, soltanto che non si combatte la guerra contro gli altri uomini, ma si combatte la guerra anche contro la ruggine nei campi, si combatte la guerra contro gli insetti nocivi, si combatte la guerra anche con le zolle di terra troppo dure. E questo era che Marte doveva intervenire quando c'erano le contraddizioni, quando c'era lo scontro. Per cui il concetto di guerra del paganesimo è estremamente vasto, non è il concetto di guerra del massacro che ha il cristianesimo. Purtroppo saranno tumbani, ma mi sa che faranno fatica a capirlo. Sì, no, ma difatti appunto, ma ogni azione rispetto, cioè ogni attività comporta sempre uno scontro. Questo scontro non per questo è negativo, cioè nel senso che lo scontro delle idee è sempre auspicabile. Sarebbe assurdo pensare che tutti ci rifacessimo un pensiero unico, un'unica visione, come sarebbe assurdo che tutti quanti accettassimo una visione del mondo che non è nostra, cioè ad esempio anche la volontà del monoteismo di imporre una visione esterna rispetto alla vita, esatto. Imporla alle persone, le persone si devono accettare questo, farsi proprio di questo bagaglio è assurdo, di conseguenza quando questo si deve lottare, ma proprio si lotta perché dice vogliamo riaffermare la nostra diversità, la nostra molteplicità, e questo è un discorso fondamentale che deve essere fatto, perciò anche le parole non vanno viste con l'interpretazione univoca che offrono i monoteisti, vanno viste sempre all'interno di un'interpretazione ben diversa. Quando ho fatto l'analisi di Nomos della buona legge, io ho messo passi della Bibbia relativi ai 10 comandamenti, ho preso quella parte
quella parte, diciamo così, in cui Mosè dall'esodo viene giù da montagna, ho messo la parte del terrore con cui il Dio dei cristiani impone questo agli uomini e ho messo la parte del premio che ne hanno gli uomini. Però ho detto che da questo orrore Nomos ha aiutato gli uomini ad uscire ed ho messo tre passi, uno dalla Costituzione della Repubblica Italiana e due dalle dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo, perché questa è la voce di Nomos, è la voce di Nomos che si erge contro l'orrore del Dio dei cristiani. Oh Fiori, guarda che la Bibbia se ha, non l'ho scritta io, vi giuro, cioè non sto io dicendo che i cristiani hanno quelle idee perché a me fa comodo che i cristiani abbiano quelle idee, la Bibbia l'hanno là e l'hanno venduta, l'hanno spacciata per 2000 anni. Cioè, non me lo sto inventando io. Cioè, perché qualcuno pensa, no? Cioè, voi ce l'avete con i cristiani. Cioè, hanno Bibbia, Vangeli, Atti degli Apostoli, sono là scritti, cazzo. Non sono io che ce l'ho con loro, sono loro piuttosto che ce l'hanno con noi. Ma io infatti posso citare recentemente una persona parlando con un cattolico, sosteneva appunto che si poteva dare una dimostrazione scientifica dell'assurdità delle tesi della Bibbia. Questo cattolico ha risposto che se la scienza non era in disaccordo con la Bibbia, la scienza doveva sottomettersi alla Bibbia, doveva dimostrare che lei aveva torto e la Bibbia aveva ragione. Cioè, siamo l'assurdo. No? Siamo nel 2002, cioè, esiste ancora questo, di conseguenza non pensate che i processi tipo a Galileo siano lontani nel tempo, i processi a Galileo sono anche adesso. No, vengono ora. Cioè, nel senso che sono più pericolosi in questo momento, anche perché, ricordatelo, che i cattolici faranno di tutto per cercare di condizionare la cultura di questo paese, la società, l'informazione. Ci sono tutta una serie di segnali in questo senso, anche perché andranno a giocare sempre sul fattore economico, sempre. Cioè, tanto per dare un esempio concreto di come si svolgono certi meccanismi con cui i cattolici cercano di agire, anche perché i cattolici sono astuti e reputano le persone sempre un gregge, di conseguenza il gregge non è importante, ma è importante dove li porta il pastore, e di conseguenza faranno tutto quanto un tentativo di condizionamento chi può portare questo gregge. Io ad esempio avevo ricordato qualche settimana fa che il Vaticano sarebbe diventato consulente per le grandi aziende finanziarie per quanto riguardava il discorso degli investimenti etici, cioè nel senso di dove investire soldi. Logicamente il Vaticano non è stupido e sicuramente andrebbe indirizzato tutti quanti i finanziamenti, cioè voi date i soldi alle banche o a qualcun altro e il Vaticano li consiglia come investire, e di conseguenza anche voi siete responsabili di dare tranquillamente i vostri soldi a delle aziende che accettano il Vaticano come indirizzamento. Facciamo un esempio, si è parlato dei preti pedofili e Famiglia Cristiana dice che ce ne sono solo 7 in Italia. Benissimo, questo numero di Famiglia Cristiana è stato allegato in busta chiusa con cellophane al Sole 24 Ore di lunedì scorso. Ma non finisce qui, cioè questo significa che non gli frega niente della massa, cioè nel senso che il fatto che mettono come inserto Famiglia Cristiana nel Sole 24 Ore vuol dire che loro vanno verso un pubblico ben preciso, verso quelle persone che nelle aziende decidono la politica delle aziende, cioè al di là di tutti quanti le persone che ci sono, di quelle persone che devono fare delle scelte. Ma questo tentativo anche poi di influenzare, non esiste solo questo campo, cioè l'investimento economico, ma esiste anche un'altra strategia. Una notiziola che ad esempio potrebbe far ridere, però che è indice di come una certa mentalità perversa e pornopuritana si sta facendo strada anche in ambiti che non sono importanti. Benissimo, hanno fatto delle aziende di marketing, hanno fatto una valutazione su alcuni spot. E allora, noi dicevamo appunto, le aziende sceglieranno il Vaticano come consulente finanziario per cosa investire. E hanno fatto una ricerca su 100 direttori di marketing. E ora, quelli che fanno pubblicità in TV minacciano lo sciopero dello spot contro il nudo in TV in prima serata. La rivista Marketing TV ha raccolto i pareri di oltre 100 direttori di marketing di importanti aziende che hanno bocciato le nudità di varie donne in televisione. Cioè, questa qui è un notizio, un sondaggio che non fa il clamore come i sondaggi elettorali o altri sondaggi del calcolo che si fanno in Italia, perché è fatta da una rivista specializzata
con 100 direttori di marketing. I direttori di marketing sono quelli che influenzeranno la pubblicità, sono quelli che creeranno le mode, sono quelli che creeranno l'informazione, sono quelli che creeranno i modelli, quelli che creeranno i tormentoni, cioè nel senso in cui la gente andrà a identificarsi. E questi direttori di marketing dichiarano che in televisione c'è troppo nudo. Ma io mi chiedo, va bene, d'accordo, il discorso del nudo cosa rappresenta? Rappresenta forse un danno per qualcuno? Rappresenta forse una violazione di qualche legge? Rappresenta forse un'offesa a qualcosa? O forse rappresenta un'offesa al pudore dei cristiani? Allora, te lo spieghi, Francesco. Il nudo in TV deve essere il minore possibile. Perché? Perché lo spot deve ammiccare attraverso il nudo, al nudo e altre cose. Se in TV c'è troppo nudo, con cosa questi direttori di marketing vanno ad ammiccare i clienti? Beh, non è solo questo, perché basta pensare che ad esempio quando ci fu il Carnevale del Giubileo in Italia, volontariamente molti dirigenti televisivi si diedero una raccomandazione, una forma di autocensura, di ridurre le pubblicità o gli spettacoli con nudi, perché avrebbero offeso i cattolici durante il Giubileo. Cioè, questo significa che è una visione moralistica che è molto pericolosa, sì, cioè, nel senso, anche perché, cioè, questa cosa non è che sia una cosa così buttata lì, una scossa dell'Italia, perché questo è un livello mondiale, diciamo, del porno puritano che si fa strada. Perché ad esempio una cosa che ha avuto un certo richiamo fa: Bush no all'educazione sessuale, gli USA vogliono bloccare i progetti ONU per il terzo mondo, meglio la castità. Cioè, nel senso che proprio, cioè, questa sì. Come si affronta le cose, cioè, non informandole, non dicendo alle persone voi avete delle esperienze che potete vivere, no, è meglio la castità. Ma logicamente cosa c'è? Cioè, questo rientra chiaramente in una volontà porno puritana, cioè, nel senso che non è che sia la follia italiana. Se c'è l'istruzione sessuale e le persone usano il proprio corpo per il proprio corpo, come fai a vendere i corpi delle donne che importi dall'est, che importi dall'Africa, che importi dalla nuova miseria? Per avere un commercio di quelle donne, sì, e avere dei profitti, è necessario che qui ci siano sufficienti fobie sessuali, che le persone vanno a sfogare le fobie sessuali piuttosto che affrontare l'altro, no? Sì, ma anche perché ci rendiamo conto che di quali risorse vengono sprecate. Perché negli Stati Uniti Bush ha dirottato 135 milioni di dollari non per aiutare i poveri, ma per finanziare i programmi statali che invitano a arrivare casti al matrimonio. 135 milioni di dollari per dei programmi statali per portare la gente casta al matrimonio. La figa della Madonna vince sulla libertà dell'uomo. Penso che noi non ci sia bisogno che noi sprechiamo parole sulle condizioni di povertà in cui esiste gran parte del popolo americano. Cioè, non c'è bisogno che siamo noi a dirlo. Eppure esiste un governo che stanzia 135 milioni di dollari per versare ai programmi che invitano ad arrivare casti al matrimonio. Cioè, poi noi ci andiamo a meravigliare dei talebani. No, ci andiamo a scandalizzare e dire che l'Occidente è più progredito. Noi non dobbiamo stupirci se negli Stati Uniti ogni tanto qualcuno va fuori di testa, fa un po' di stragi, insomma, in scuole. E questo non è semplicemente una questione di diffusione delle armi, è anche una diffusione di una certa cultura. Ma anche perché, logicamente, pensate che un simile comportamento implica qualcosa. Anche perché se stiamo bene alle stime dell'ONU, che non sono diciamo, attendibili, però sono sempre indicative di qualcosa, secondo le stime dell'ONU, nel mondo, dunque, dicono appunto che ogni minuto 5 ragazzi sotto i 25 anni vengono contagiati dal mortale virus dell'AIDS, mentre 10 ragazze minorenni abortiscono di nascosto. Cioè, cosa significa questo per il futuro delle persone? Significa anche voler annientare un'intera generazione, significa anche non dare la possibilità ai giovani di avere un'informazione. Come possono uscire dei giovani in cui un governo spende 135 milioni di dollari per arrivate caste al matrimonio? Cioè, come le necessità fossero queste? Cosa interessa a una società il fatto che uno abbia una vita sessuale più o meno ricca, più o meno intensa? Allora, interessa a chi vuole dominare il mondo. Prova a dirmi cosa ha fatto Bush. Bush ha dirottato ben
Leggiamo un testuale che dice: dopo aver dirottato ben 135 milioni di dollari dalle casse federali verso i cosiddetti True Love White Programs, i programmi statali che invitano ad arrivare casta il matrimonio. E in che data è quell'articolo? 6 maggio 2002. Allora, 6 maggio 2002. Gli USA fuori dalla Corte Penale Internazionale. Gli Stati Uniti si dissocieranno oggi dal Trattato di Roma che ha dato vita alla Corte Penale Internazionale istituita per indagare e giudicare su genocidio e crimini contro l'umanità. Il governo americano teme che la Corte possa essere impiegata in azioni legali contro militari americani impegnati all'estero. Il sottosegretario di Stato per il disarmo John Bolton ha teorizzato le ragioni della dissociazione. Non solo i soldati americani, ma anche il presidente, i ministri e il Consiglio della Sicurezza Nazionale rischierebbero di essere messi sotto processo. Sì, ma vedi, il corso è sempre questo, del fatto di essere dalla parte del Dio creatore, esatto. Del Dio creatore che può fare qualsiasi cosa, che non è soggetto né a regole, né a condizionamenti, né a obblighi, né alla giustizia, ma alla giustizia non di Dio, alla giustizia degli uomini, delle società, delle esatto. Dei popoli, delle culture. Cioè noi abbiamo sempre detto che ogni cultura che non sia monoteista sa che tutti devono rispettare le regole della società, che tutti nella loro convivenza hanno delle regole per portare avanti una comunità e di conseguenza nessuno ne può sfuggire, non ne può sfuggire all'interno di una società che sia libera, non ne può sfuggire nessuno, tutti sono soggetti a queste leggi non imposte da un Dio creatore, non imposte da una divinità, ma imposte dalla scelta della comunità. Benissimo, il fatto che qualcuno decida di sottrarsi a queste regole, a questi obblighi, a queste necessità, implica che si crede un Dio creatore, implica che dice: siccome sono monoteista, il Dio può tutto, io mi metto dalla parte di Dio. E questa è una deformazione che il monoteismo porta in ogni società, in ogni cultura, in ogni individuo, perché purtroppo, ricordiamolo, che quelli che sono più tarati dal punto di vista proprio violento nell'imporre alla società una cultura, un'informazione, una visione religiosa, sono quelli che si riconoscono nel monoteismo, cioè quelli che accederebbero ancora i roghi, quelli che farebbero ancora il tribunale dell'Inquisizione. E logicamente questo è il pericolo a cui noi diamo incontro e in cui dobbiamo essere consci. Perciò non pensate che quello che sparano, le cazzate che sparano i monoteisti siano cazzate insignificanti, di poco conto. Sono allarmi gravissimi che sicuramente vogliono modificare la realtà sociale che esiste in Italia, ma non solo la realtà sociale ma anche culturale. Vogliono soprattutto impedire che le nuove generazioni acquisiscano un'informazione, una cultura, una capacità di scegliere da soli la propria esistenza, una capacità di dire: non sono creato da Dio, ma le possibilità del mio futuro sono nelle mie mani, sono io che posso disporre della mia esistenza, sono io che posso disporre del mio futuro e in base a come io organizzerò la mia esistenza, a come andrò a agire, potrò modificare il futuro. Ed è questo che loro vogliono annientare, perché logicamente 135 milioni di dollari per invitare le persone ad arrivare a casa del matrimonio potrebbero essere utilizzate per fornire quel 150 miliardi di vecchi miliardi. E si parla appunto di casse federali, perché sai, esatto. Poi ogni Stato, in base al federalismo fiscale, potrebbe anche investire qualcos'altro di suo, esatto. Tenendo conto che poi si può anche finanziare le strutture religiose che fanno questo, con donazioni e tutto il resto, insomma. Perciò rendetevi conto che voi vi state ad osservare una messa in scena, però i monoteisti sotto sotto preparano tempi non facili, tempi veramente duri, e soprattutto per fermarli serve la capacità individuale di reagire a questo. Va bene, Francesco. Sì, ecco, chiudo un'altra cosa che può dare anche la dimostrazione dell'esempio, cioè, su esempio, siamo in periodo di creazione dei redditi, si parla dell'8 per 1000, tutti quanti dicono tanto l'8 per 1000 finirà come chissà chi a chi andrà. Ecco, io voglio ricordare una cosa, che l'8 per 1000 può essere utilizzato anche in altre maniere, e però queste maniere non vengono pubblicizzate. Allora, la legge dice che gli enti locali e le altre organizzazioni possono richiedere finanziamenti e possono richiedere finanziamenti l'8 per 1000 per la conservazione dei beni culturali, e queste disponibilità finanziarie vengono ripartite in base alle domande che gli enti locali, cioè i comuni, devono presentare entro il 31 maggio, e che significa che
i comuni devono presentare e anche gli enti religiosi devono presentare un progetto, devono dare cosa vogliono fare e cosa vogliono svolgere. Certo che è più facile, più semplice per loro utilizzare per i cattolici l'8 per mille senza nessun controllo, cioè che voi glielo date e loro lo utilizzano come volete. La legge direbbe che se l'8 per mille passa tramite lo Stato, per ottenerlo serve un progetto, serve una finalità, serve una dimostrazione delle risorse che si vanno a utilizzare, serve quanto si è avuto per la simile stessa iniziativa, cioè esiste un controllo politico sulle cose. E quanti vanno a ricordare, ad esempio, agli amministratori locali, ai sindaci, ai comuni, che entro il 31 maggio possono richiedere allo Stato una quota dell'8 per mille? Perciò, se voi avete una volontà di cittadini, una cosa molto semplice da fare, dire io destino l'8 per mille allo Stato e poi vado dal sindaco del mio paese o dal consigliere comunale che conosco e gli dico, ma tu hai fatto la domanda per avere l'8 per mille per finanziare attività per i beni culturali del nostro comune. Mentre al posto quella carosa è statua della fontana che è tutta rotta. Sì, cioè nel senso che questo è un comportamento molto semplice, cioè nel senso che certe volte non servono grandi gesti, non serve impegnarsi in quali chissà quali battaglie di dimensione notevolissima, basterebbe soltanto dire questo, cioè dire io firmo l'8 per mille e come cittadino chiedo alle autorità più vicine a me, che sono il sindaco e che sono i consigli comunali, di richiedere questo finanziamento. Se noi cominciassimo a agire in questa maniera si andrebbe a creare un clima ben diverso e soprattutto avremmo un beneficio perché i nostri beni culturali verrebbero recuperati, ma l'8 per mille verrebbe sottratto in maniera corretta all'utilizzo dei cattolici e servirebbe al bene dei cittadini, perché anche io voglio farlo, ricordarlo, guardate su quale impatto emotivo hanno fatto le campagne pubblicitarie a favore della Caritas per l'8 per mille. Sì. Cioè, quando noi benissimo sappiamo le cifre che le diocesi americane stanno spendendo in milioni di dollari, in miliardi e miliardi per pagare le vittime dei pedofili. C'è addirittura un rifiuto di pagare le vittime perché altrimenti rischiano di fallire. C'è una dichiarazione di questo genere fatta da Love a Boston. Però credo che, siccome queste cifre sono state anche concordate, credo che gli avvocati americani hanno tutto lo spazio per sequestrare i beni della Chiesa, insomma non c'è problema. Sì, no, ma vogliamo anche dare qual è il comportamento. Dal Corriere della Sera del lunedì 6 maggio, titoletto, la diocesi di Boston ipotecherà i beni e risarcirà le vittime dei preti pedofili. L'arcivescovo di Boston, cardinale Bernard Law, ha chiesto ieri ai fedeli sottoscrizioni massicce. Si pensa anche di ipotecare beni ecclesiastici per risarcire le vittime dei preti pedofili. E sabato la diocesi aveva fatto marcia indietro sugli indennizi 86 vittime dell'ex sacerdote George Graham, incriminato per molestie. Cioè, dall'altra parte si chiede ai fedeli, che vogliono essere fedeli, di dare dei beni, dicono potremmo ipotecare i nostri beni, incassano i soldi e dall'altra parte si rifiutano di risarcire 86 vittime, non una, 86 vittime. Infatti dovranno passare attraverso il sequestro. Bene Francesco, comunque di questo penso di aver fatto già sufficienza la trasmissione di giovedì sera, anche perché sembra che qualcuno sia andato un po' fuori di testa e che continui a essere fuori di testa, anche perché ricordatevi che questo è per noi è fondamentale perché rappresenta la costruzione del futuro, cioè ripeto ancora per chi non avesse capito, se nel nostro ordinamento religioso c'è scritto che la vita è un'attività per cui noi ci costruiamo, è che gli strumenti che abbiamo, occhi, mani, psiche, emozioni, altro non sono che degli strumenti attraverso i quali noi manipoliamo la nostra energia, vivendo per sfida nella vita, chiaramente chi ci castra di quegli strumenti per i propri scopi, i propri fini, fa le cose più orribili che si può pensare da un punto di vista del paganesimo. Cioè, per cui significa disarmare le persone e affrontare la vita, per cui non è una cosa che abbiamo finito, che lasciamo, è una cosa che continueremo sempre a farvi capire come soltanto guardando il futuro, guardando il tempo che ci viene incontro, si può essere dei pagani. Francesco, sì. Passo due parole su questo, se vuoi intervenire sì. Anche tu, visto che Franco ce l'ha chiesto. Allora, c'ho in mano un libro, no? un vecchio libro, ormai si può dire vecchio, sì, sì, esatto. Perché ormai le notizie al suo interno sono vecchie, è di Graham Harvey ed è I credenti della nuova era, i pagani contemporanei.